Sono le 7 del mattino, io ho appena fatto lo shampoo, andiamo ad asciugare insieme i capelli e poi ci prepariamo insieme perché devo andare a scuola. Ho appena asciugato i capelli, vado ad aggiungere queste gocce di Kerastase. Ne metto un po' perché comunque è un olio, quindi se ne metto poco proprio per non far sporcare i capelli. Odio tantissimo lavarli duro. Devo fare colazione. Quindi ci siamo spostati in cucina. Tra l'altro oggi è lunedì, quindi traumatico veramente. Io vado a fare colazione con i pannistill, mangio e poi ci prepariamo insieme. Come sempre andiamo a preparare lo zaino assieme. Queste qui sono le materie di oggi. Questa qui mi è del giorno, Pandistelle, Kinder Maxi, San Carlo, le padoline classiche e poi estate a pesca. Adesso andiamo a vedere insieme cosa indossare per la scuola. Credo che andrò comoda, quindi metterò questa tuta di Zara grigio con questa qui, sempre di Zara. In realtà non so come sto riuscendo a fare tipo mille cose, però dato che ci siamo e non è proprio tardi, ci trucchiamo anche. Voi non potete capire quanti trucchi ho di Shilem che mi sono stati mandati. Fatemi sapere se poi volete tutto un video a parte o mille cose. Messo primer, non metterò fondotinta, anche perché a scuola non mi trucco mai tanto. Poi ho messo un po' di correttore, giusto un po' sotto gli occhi e nei punti un po' più. E poi, tra l'altro, ieri sono andata in montagna, quindi sono anche un po' abbronzata qui, se vedete. Adoro questa cosa che sta venendo l'estate. Metto contour con Q quando metto solo il correttore. È più bello perché tipo ho una luce in più e questa cosa mi piace veramente tanto. Comunque metto in queste zone qua il contour. Adesso andiamo a stenderlo con un... Quanto è bello andare tipo a scuola con l'aria estiva, fa venire davvero molto molto più voglia, anche se in modo traumatico, però comunque con il sole è sempre meglio. Poi tra l'altro noi a scuola abbiamo fatto anche tipo un calendario, tieni duro giugno, e solo giorni scolastici tipo mancano 30, quindi... Bellissimo. Voglio andare a provare insieme a voi questo brush di Shilem perché mi è finito il mio, quindi proverò questo qui. In realtà è anche un gloss, però non voglio usare la blush perché è molto più bello. Così. Forse l'ho messo troppo, non lo so quanto è pigmentato in realtà, aiuto. Aggiungo questo olio a labbra ed ho terminato il mio makeup. Eccomi qua, io sono pronta, vado a scuola. Sono le 7 del mattino, oggi è lunedì, io ho appena fatto doccia e shampoo, ci prepariamo insieme per andare a scuola. Siamo spostati qui in cucina per fare colazione. Oggi è una bella giornata, in realtà anche ieri era 14 aprile, noi qui a Napoli eravamo tutti quanti al mare. Io vado a fare colazione con questi due e poi ci prepariamo insieme. Ormai già sapete che dobbiamo fare tutte le volte lo zaino assieme. Queste qui in materie del giorno. Merenda del giorno, questa qui. Mi sa che è un po' esagerato, però raga, vi giuro che non mangio mai tutto. Tipo, bevo questo, questo. Magari mangio questo, questo, mai tutto. Questa volta non ho dimenticato l'acqua. Adesso vediamo cosa indossare. Dato che fa caldissimo, credo che metterò questa qui. A scuola purtroppo non si può andare in pantaloncini, quindi metterò questo jeans. Se volete vedere l'outfit completo, io vi aspetto nelle mie storie su IG. È vero che il lunedì è traumatico,
Però non sono neanche troppo in ritardo, quindi oggi voglio andare a fare anche un bel trucco. Forse non bello, perché comunque lo farò semplice a scuola, però comunque un po' più completo. Infatti partiamo dalla base, ovvero il primer. Voglio andare a mettere anche un po' di fondotinta, che di mattina non è da mia, però infatti lo metterò pochissimo, giusto per... Comunque oggi sono felice perché voi dovete sapere che io sono al terzo anno di liceo. Quest'anno facciamo la gita scolastica di più giorni, infatti io non vedo l'ora. Quest'anno noi andiamo a Firenze. Quindi stamattina dovrò portare comunque tutti i soldi a scuola per confermare che comunque io parteciperò a questa gita. Non vedo l'ora perché la mia classe comunque siamo tutte femmine. Dato che comunque io faccio il liceo delle scienze umane, siamo comunque tutte ragazze e tutti insieme secondo me ci divertiremo tantissimo. Ma a parte le cose belle, oggi devo fare anche il compito di inglese. Finalmente la scuola sta per finire, non vedo l'ora. Quindi sono gli ultimi compiti, eccetera, che devono andare per forza bene. Vado ad opacizzare tutto con la cipria di Sciclem e tra l'altro mi devo anche sbrigare perché sono in ritardo. Nel frattempo che la cipria è in posa, faccio sopracciglia e metto mascara. Terminiamo il mio make-up con il mio olio labbra di Essence. Adesso sono pronta per andare a scuola.